Buonasera. Buonasera e benvenuti alla quarta edizione del premio Catanzaro Informa. Buonasera da Simona Procopio e da Davide Lamanna. E questa sera vi racconteremo storie proprio di queste persone. Alcune storie le avete scelte proprio voi, lettori di Catanzaro Informa. Infatti vi abbiamo chiesto un po' di aiuto. Devo dire, sono arrivate tantissime segnalazioni. Alcune di queste le abbiamo assolutamente accolte e condivise. Calabria dal 1942. Da 65 anni operano nella loro sede del quartiere Santa Maria di Catanzaro, incarnando in pieno il valore cristiano di fare famiglia con i poveri. La loro comunità offre oggi molteplici servizi verso i minori della casa famiglia, del centro semiresidenziale, della scuola materna e della casa di accoglienza per donne in difficoltà. Il premio Catanzaro Informa 2021 va all'Istituto Palazzolo, Suore delle Poverelle, di Catanzaro. Da 18 anni promuove la lettura fra gli studenti delle scuole calabresi e la divulgazione del libro come strumento di conoscenza critica del mondo che ci circonda. Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, anche quest'anno centinaia di ragazzi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con i più grandi autori del nostro tempo. Il premio Catanzaro Informa 2021 va all'Associazione Gutenberg Calabria e al Liceo Classico Galluppi. To your palette, I'm translucent, at least when I am looking at myself. Your thigh coat's foot, breaking pavement, all I seem to do is break these things. I might be a faded Polaroid, trying to be something that I have never been. Con il compagno di una vita, Pino Michienzi, ha fondato il Teatro del Carro, producendo decine di spettacoli che, fra l'altro, hanno avuto il merito di divulgare la conoscenza, fra il pubblico, di grandi intellettuali calabresi. Artista dalla straordinaria capacità interpretativa, è stata protagonista non solo di opere teatrali, ma anche di importanti produzioni cinematografiche e televisive. Il premio Catanzaro Informa 2021 va ad Anna Maria De Luca. To your palette, I'm translucent, at least when I am looking at myself. I won't believe
Insieme con la sua famiglia ha trasformato il dolore in voglia di aiutare il prossimo. Con la sua associazione si occupa gratuitamente di anziani e disabili in difficoltà, promuovendo l'autonomia di persone che per la loro situazione rischierebbero di restare emarginate. Il premio Catanzaro Informa 2021 va a Giovanni Simone e all'associazione Regalati un Sorriso. Considerato uno dei più ispirati street artist italiani, capace con la sua arte di interpretare i fenomeni della più stretta attualità, restituendoli al pubblico con tutta la forza emotiva del disegno e del colore. Ha da poco concluso il suo ultimo lavoro a Milano, Necesse, con l'obiettivo di evidenziare i cambiamenti che la nostra società ha dovuto affrontare durante la pandemia da Covid-19. Il premio Catanzaro Informa 2021 va Asmoe. Ha incarnato i valori più alti del mestiere di vigile del fuoco, mettendo a rischio la propria vita, soprattutto quando è scampato, nel 1993, a un attentato terroristico. Da quel momento ha continuato a impegnarsi senza sosta nel suo lavoro e in diverse attività di volontariato, ricevendo diverse onorificenze. Il premio Catanzaro Informa 2021 va a Massimo Salzano
e al corpo dei vigili del fuoco. Complessa ma perfettamente funzionante. Così i nostri lettori, con la condivisione della redazione, hanno deciso di conferire il premio Catanzaro Informa 2021 agli operatori sanitari e volontari del Ciaccio dell'Ellis e nello specifico a chi li ha coordinati: il direttore sanitario del presidio ospedaliero, Francesco Talarico.